Salve ragazzuoli, oggi rispondo alla videosfida lanciata da TP e il gioco in questione è SwordQuest, sviluppato e distribuito da Atari per l'Atari 2006. In particolare TP ha scelto di fare la sfida sul terzo gioco della serie, ovvero Waterworld, uscito nel 1983. Conosciamo tutti quanti la storia, SwordQuest era una serie di originariamente devono essere quattro giochi, molto molto famosa perché era legata a un concorso che l'Atari aveva organizzato. Ogni volta che usciva un gioco, i giocatori dovevano risolvere il gioco utilizzando gli indizi presenti nel manuale e nei fumetti che erano legati ai giochi. Io, ogni volta che usciva uno di questi giochi, chi riusciva a risolverli per prima partecipava a una sfida nella sede dell'Atari, e il vincitore portava a casa un premio fisico, tipo calici ingioiellati, gioielli, cose di questo genere. E alla fine, i vincitori dei quattro giochi si sarebbero dovuti sfidare in una sfida finale per portarsi a casa una spada d'argento tempestata di gioielli, anche questa molto molto costosa. Poi però sappiamo tutti come è andata a finire: l'Atari è fallita, Jack Tramiel la rilevata, e quindi il concorso non si è mai concluso. Si sono svolte solo le prove e i concorsi, diciamo le prove finali per i primi due giochi. Il terzo gioco, Waterworld, è l'ultimo che è stato distribuito in maniera molto molto limitata. Il concorso per questo poi non si è svolto. L'ultimo gioco, che doveva essere Airworld, non è mai stato pubblicato, e quindi il concorso è rimasto incompiuto e appeso lì. La leggenda dice che Jack Tramiel abbia avuto la spada oggetto del concorso appesa nel suo ufficio, ma non si sa se è vero. Ok, andiamo a vedere un attimo come questo gioco. Allora, ci sono queste sezioni arcade e sezioni, diciamo, adventure. Qui per esempio possiamo raccogliere queste scarpe e questo scudo, credo. Andiamo oltre. E ci sta un'altra sezione arcade in cui dobbiamo arrivare sul fondo evitando sti piovroni maledetti. Se ci riusciamo, è più difficile di quello che sembri. Anche qui possiamo raccogliere degli oggetti, ne possiamo lasciare altri, e a seconda degli oggetti che raccogliamo, raccoglielo, ecco, ci dà delle informazioni. Noi dobbiamo confrontarle con quello che sta scritto sul manuale, sul fumetto, e andare avanti e riuscire a risolvere i vari indizi. Qui per esempio questa è una specie di sezione arcade tipo Frogger. Bisogna passare per questi che so, boh, iceberg, non lo so, isole galleggianti. Non è facile per niente. Anche perché ogni volta che si sbaglia si ricomincia. Una scelta piuttosto curiosa quella da parte di TP di fare la videosfida su questo gioco. No, vabbè, chiaramente sto scherzando. Non c'entra niente, questo è un gioco che non ha, vedete, non ha assolutamente niente a che vedere con la nostra videosfida. La videosfida si svolge sul gioco chiamato SeaQuest, sempre per Atari 2006. Quindi a questo punto fatemi chiudere l'emulatore e fatemi lanciare il gioco vero. Un giorno, dove sta? SeaQuest. Un giorno magari sarà anche il caso di parlare di SwordQuest. Dove sta? Sì, questa. Sì, questa. Eccolo qua. Sì, questo è un gioco che invece è stato sviluppato da Steve Cartwright e distribuito da Activision. Gioco del 1983, gioco di impostazione puramente arcade. Allora, credo che io non tocco niente, ma mi pare che il selettore dell'autofire sia sulla posizione giusta, perché lo vedo sparare in maniera rapida. Come ho spiegato a TP, bisogna ammazzare squali e sottomarini nemici salvando i sommozzatori, e quando sta per finire l'ossigeno dobbiamo tornare in superficie per recuperare l'ossigeno. Un'altra cosa che ho notato: ho fatto un paio di partitine, che non si può tornare in superficie se abbiamo troppo ossigeno, perché altrimenti esplodiamo. Non so bene quale sia la strategia per fare punti in questo gioco, credo che sia semplicemente quella. Non so se bisogna sbrigarsi o passare più tempo possibile sott'acqua per fare più punti distruggendo i nemici, non lo so. Io mi limito a
raccogliere i sommozzatori e tornare in superficie, niente di che. Naturalmente, come vedete, il gioco è puramente arcade, proprio da punti, quindi direi proprio perfetto per le sfide. Ammazzavo, non riesco a prendere il sommozzatore. Ovviamente bisogna fare attenzione soprattutto ai sottomarini nemici, perché come vedete sparano. E poi vedete c'è quella nave che passa in superficie, che può darci dei fastidi, soprattutto perché nel momento in cui noi torniamo in superficie per cazzarola, per riprendere l'ossigeno, il sottomarino rimane fermo, è immobile, quindi è in balia di questa nave. Credo che sia un sottomarino nemico anche quello, che se ci tocca ci ammazza. Quindi se vogliamo tornare in superficie è consigliabile farlo il più lontano possibile dalla nave, perché nel periodo in cui stiamo rifornendoci di ossigeno rimarremo fermi e potremo essere distrutti. Ok, ammazziamo gli squali o balene, non so che cosa siano. Ok, recuperiamo i sommozzatori. Abbiamo preso tutte quante e 6 sommozzatori e possiamo tornare su. Diciamo, non so bene qual è la strategia, se conviene rimanere sotto più a lungo o di meno, perché mi pare di aver capito poi che si prendono pure dei punti in base a quanto ossigeno è rimasto, quindi questa cosa non mi è proprio chiara, quindi io gioco un po' a muzzo tanto. Immagino che ci saranno altri giocatori molto più bravi che faranno molto più punti. Ecco, ho preso 6 sommozzatori, torniamo in superficie. Cerchiamo di farlo sempre dietro al sottomarino nemico, perché se gli stiamo davanti va a finire che ci viene contro e ci ammazza e ci fa perdere una vita. Come vedete si prende una vita ogni 10.000 punti, quindi se uno è bravo può andare avanti abbastanza in questo gioco. Chiaramente col passare dei livelli il gioco diventa sempre più difficile e quindi è sempre più difficile riuscire a... vediamo se riesco... ok, perfetto. È sempre più difficile riuscire a sopravvivere, soprattutto perché appunto i nemici diventano tantissimi, sempre più veloci, si riempie lo schermo di bestiacce. Ok, però questo appunto è uno di quei giochi vecchio stile, tutti riflessi, colpo d'occhio, quindi proprio perfetto. Ecco, qui ho fatto un po' una stronzata perché non sto proprio messo bene, potrebbe arrivare il sottomarino, no, fortuna che non arriva. La miseria, i pesciacci diventano sempre più rapidi, vedete, sempre più numerosi. Ok, i sottomarini, come dicevo, sono i più letali perché sparano pure, non ci possiamo fermare di fronte a loro semplicemente in attesa di sparargli. Ok, niente. Spero di aver messo il selettore nella posizione giusta, e non sono molto esperto di Atari, non ce l'avevo, quindi non so bene la differenza fra i selettori della difficoltà e le altre cose, vado sempre un po' a caso. Ok, siamo riusciti a prenderne 6, andiamo in superficie. Ok, vedete che continua a muoversi il sottomarino nemico mentre noi recuperiamo l'aria. Facciamo il pieno d'aria, quindi attenzione a non farci inchiappare. Ok, ok, presi 6, vado su. Sì, in queste situazioni non so se conviene rimanere sott'acqua a ammazzare nemici,
per fare punti o tornare. La miseria, quante sete. Tornare subito in superficie per fare punti con l'ossigeno residuo. Ok. Ma cazzo. Ok. Ogni volta che si muore, chiaramente si perde anche un sub. Ok. Ora un sub. E non riesco a prendere. Ok. Fatta. Andiamo nuovamente in superficie. Abbiamo riguadagnato un'altra vita. Oh la la la. Ok. Facciamo pure questo. Oh, però se non vengono arca mignotta i sommozzatori, come faccio a fare punti? Cazzo. Là là. Sto per andare a sbattere contro il sottomarino nemico. Ok. Ok. Finita l'energia. Devo andare per forza a recuperare l'ossigeno. Perdo. Cazzo. Quando si va a fare il pieno d'aria, comunque si perde un sommozzatore. Cazzo. Come avete visto, il gioco si è abbastanza incattivito. Cerchiamo di andare in superficie. Ecco qua. Ok, ho vinto un'altra vita. Aspettiamo che passa là. Il sottomarino nemico, per andare a fare il pieno d'aria in tutta tranquillità. Ecco, adesso comincia veramente a diventare veloce. Ok. Ok. Ops. Dai, fammene prendere un altro, su. Ok. Il gioco è molto semplice, però è divertente, è molto intuitivo, molto frenetico. Però insomma, mi sto divertendo molto a fare questo gameplay, perché poi il gioco, la vacca, è meno semplice di quello che sembri. Cioè, è elementare nella meccanica, però come i giochi di quel periodo, appunto, sono molto elementari nella dinamica, cavacca, ma diventano rapidamente molto 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 veloci. Cazzarola, non è mancato niente. Diventano molto difficili molto rapidamente. Ops. Porca mignotta. Cerchiamo almeno di arrivare a 100.000. Dai, vaffanculo. Christian. Praticamente impossibile. Ultima vita. Ok. Ok, cado un'altra vita per fortuna.
difficile riuscire a prendere anche un solo sommozzatore. Ce l'ho fatta, però. Ok, andiamo su. Uff. Rognoso. Ok. Ok. Cazzo. Anche i sommozzatori diventano molto rapidi, quindi prenderli è abbastanza difficile. Ok. Merda. Ah, 89.530, cavolaccio, non sono riuscito ad arrivare a 90.000. Va bene, ok, direi che faccio un'altra partita, non di più, perché non credo di riuscire a fare più di tanto. Quindi ne faccio, farò due tentativi e mi tengo il terzo gettone. Vediamo di riuscire a migliorarci. Qui, diciamo, dato che qui è lento, cerco di ammazzare più nemici possibili. Pochi, ma forse ce la faccio. Ecco, vado su. Ecco, a tempo, perfetto. Ok, iniziamo pure questo. Recuperiamo il sommozzatore. Ok. Altro, vabbè, andiamo in superficie. Iniziamo questi pesciolotti. Ok, recuperiamo anche questo. Ok, 4. 5, finendo l'ossigeno, dai, dammi un altro alla svelta. Ecco qua. Speriamo che non arrivi al sottomarino. No. Ok. Andiamo primo. Fammo sentire un po' dei sottomarini. Pesciolotti. Pesciolotti. Ancora sottomarini, no. Stavolta temo che dovrò andare a rifare il pieno di ossigeno. Forse... Arca vacca, sono esploso, che coglione. Ah, mentre dicevo che volevo salire a fare il pieno, mi è finita l'aria. Ok. Non bisogna neanche tirare troppo la corda. Ok, andiamo su. Ammazziamo i pescioloni. Attenzione ai sottomarini. Ok. Upp la la. Cinque. Forse ce la facciamo così. Sì. 6. E ricominciamo. Sempre più veloci. Attenzione ai
sottomarini. Ok, questo torna indietro, sì, a volte tornano indietro i sommozzatori. Ok, preso. Ecco, andiamo subito su in superficie e continuiamo. Là là. Cazzarola, speravo di essere riuscito a passare in mezzo. Ma no. Faccio 6. Ok. Non riesco a prenderlo. Neanche questo. Oh cazzarola. Sbagliato. Naturalmente non ci possiamo avvicinare troppo al bordo dello schermo, se no. Ecco appunto. I pesciolotti ci fanno fritti. Là là. Ecco qua. Ok. E qua. Aspettiamo che passa il sottomarino. E sortiamo fora. Porca mignotta. Credo che stavolta sto andando peggio del primo tentativo, quindi forse non mi è convenuto farlo, però vabbè. Ci ho provato anche perché il gioco è abbastanza divertente, quindi è piacevole da giocare. Ok. Oh la vacca. Ok. Oh la miseria. Quanto andiamo veloci. Questo non torna indietro. Ok, ce l'abbiamo fatta. Sortiamo fora. Mi ha preso un'altra vita. Ok. E via qua. Niente. Niente anche di qua. Andiamo sotto questo pazzo sommozzatore. Quella miseria ladra. E via qua, vaffanculo. E cazzo, niente. Ok. Quella, via. Porca mignotta. Là là. Sono tornato indietro per... troppi sottomarini. Ultima vita. Là là. Niente. Ok. Questo sì. Ok, riesco a fare pure questo giro. 60.000, ho vinto un'altra vita. Attenzione. Cala. Cala. Sono andato a sbattere come un fesso. Va bene, ok, quindi questo secondo tentativo è andato molto peggio. Ho fatto 61.000 punti. Molto meglio il primo, mi pare 85.000. Ok, direi che io mi fermo qui, quindi faccio due tentativi, risparmio un gettone che me lo tengo da parte. Il gioco è molto molto carino, quindi grazie al malvagio ATP per aver proposto
questa sfida perché mi ha fatto scoprire un gioco molto molto carino. L'Atari, come sempre, riserva un sacco di belle sorprese, un sacco di bei giochi molto divertenti. Come al solito, partecipate numerosi, fateci vedere quello di cui siete capaci e naturalmente non mancate di seguire il processo di Mr. Mega Drive. Si prospettano polemiche di fuoco. È stato divertente, ci vediamo alla prossima, ciao!